Gli egizi rappresentavano il giudizio post mortem in questa maniera. Nella sala della doppia Maat, Maat come equilibrio della coscienza cosmica e Maat come coscienza del defunto, il giudizio avviene alla presenza della coscienza del defunto, mentre la prima Maat, coscienza cosmica, ne pesa il cuore. Esso viene posto su uno dei piatti della bilancia e sull'altro viene posta una leggera, soffice piuma delle ali di Maat stessa. Il cuore deve essere sgombro da egoismi e quindi leggero quanto lo è la piuma. Se così non è, il defunto, prima o poi, deve reincarnarsi. Non giudicare significa non opporre ostacolo al rinnovamento. L'angoscia e l'ansia, causando nella coscienza un'ipertensione, tendono a promuovere azioni e sforzi straordinari, facendo ricorrere a mezzi eccezionali. Questi sforzi non sarebbero compiuti nello stato normale della coscienza e quando non urge la necessità di risolvere situazioni gravi. Che il Dio sia con voi e che la luce vi custodisca in sé, che possiate trarre il fuoco dalla pietra del vostro io. Vi abbraccio e vi stringo in una morsa senza dolore, ma che dona certezze, continuità, serenità e pace. Ti esortiamo a percorrere la strada della spiritualità, perché al laico spetta il compito di santificare il mondo. Tu sei laico e devi santificare il mondo con la tua vita, non tanto con le opere, quanto con le intenzioni che ispirano queste opere. Fate con gli altri ciò che viene fatto con voi da noi, perché vedete, noi siamo qua per darvi un metodo nella ricerca di voi stessi e quindi della verità. Non v'è scissione tra queste due cose. Conosce se stesso chi ricerca la verità, e ricerca la verità colui il quale, sereno, si impegna nella conoscenza di se stesso. Ciò io auguro a voi. Essere la verità significa essere l'acasico in terra. Colui che ha realmente compreso ignora di averlo fatto, perché egli è la comprensione. La vita, nel suo continuo fluire, non è altro che una successione dell'effimero, perché la sostanza sta sotto.